Questa manifestazione è stata una delle tante che ho fatto, è stata una gara internazionale, quale la nomea è il Mister Universo, UABA, a quali hanno partecipato tantissime nazioni del mondo. Si è tenuta una prima location a Padova, dove io ho ottenuto il primo posto al Mister Universo. Qualificato al Mister Universo, praticamente ho ottenuto, diciamo, un posto di prestigio dove pochi riescono a oltrepassare questa vetta. Io vengo da uno storico di gare nazionali e internazionali dove ho sempre avuto tantissime soddisfazioni, ma questa mi ha portato all'apice di quello che poteva essere un completamento di una carriera agonistica. Anche se ho in progetti futuri delle gare molto più importanti con delle vette maggiori. Questo per la mia città è un notevole prestigio, anche modo per poter divulgare questa disciplina dove ancora è nascente. Quindi automaticamente io invoglio i giovani e anche le persone di media età che lo sport è, diciamo, adatto a tutti, ma non ha età e allo stesso modo tutti abbiamo la possibilità di poterci evolvere e allo stesso modo crescere nel piccolo e nel grande livello. Io ho avuto questo piacere di fare questa preparazione perché era da mesi che ci pensavo e volevo dare una svolta a quello che potesse essere anche una carriera mia agonistica. Sono da mesi di sacrifici, di preparazione, di allenamenti molto stressanti, giornalieri, a cui io ho investito il mio tempo, la mia passione, per poter dare anche modo alla gente di avere uno stimolo, uno sviluppo a quello che può essere anche l'attività. Nella mia città ci sono tantissimi ragazzi che si allenano, si muovono, fanno le gare. Questo è uno sport molto in evoluzione, ormai le palestre sono in crescita. Io mi occupo a tempo pieno, faccio il personal a tantissime persone e allo stesso modo vorrei che ci fosse una crescita mentale per quello che è la disciplina, perché la si vede come un'attività estrema o di singoli soggetti, ma invece è un'attività per tutti, dal ragazzo all'adulto, alla persona di media età, alla persona che sia anche con un po' di peso corporeo in più, a quello che può essere magari molto magro, quindi può essere una cosa che può giovare a tanti. Non per forza dobbiamo fare gli atleti e dobbiamo fare le gare, perché lo sport è per tutti e soprattutto non ha età, bisogna farlo con la mente e con il cuore.